Presentiamo oggi la liturgia del Venerdì Santo, che viene denominata giornata in passione Domini, cioè nella passione del Signore. Vi è da dire che non si celebra l'Eucarestia. Come si svolge la celebrazione? Anzitutto, nella nostra Chiesa, al mattino, davanti al luogo dove abbiamo custodito la specie eucaristica consacrata il Giovedì Santo, ci sono alle ore 9:15 ci sono le persone che si radunano per l'ufficio delle letture, comprese anche le lodi, e poi la Chiesa rimane sempre aperta, chi desidera può fare la sua preghiera di adorazione all'Eucarestia. Pomeriggio la Chiesa è aperta, il presbiterio dell'altare si trova così, l'altare è spoglio, non ci sono tovaglie, non ci sono candelieri, quindi si spegne anche quella candela o quelle candele o quelle lampade che sono attorno all'altare della reposizione, e la Chiesa deve essere completamente così, avvolta nell'ombra. La celebrazione si svolge in questi momenti. Primo momento, il sacerdote con i ministri entra nella Chiesa, si prostrano per terra in silenzio, poi il sacerdote va alla sede e senza il segno della croce, il saluto del popolo e senza neppure dire preghiamo, fa la preghiera, ricordati Padre della tua misericordia. Dopodiché ecco c'è la liturgia della parola, quindi viene letto il brano del capitolo 32 del profeta Isaia con il salmo, poi la lettera agli ebrei al capitolo 4 e 5 che è il canto, poi c'è il canto al Vangelo e sacerdote con due laici si preparano alla proclamazione della passione del Signore, e sempre la passione secondo l'Evangelista Giovanni. Dopo la lettura della passione, ecco, ogni passaggio ha i suoi commenti, si giunge alla preghiera universale. È una preghiera antichissima dove appunto la Chiesa Cattolica in 10 intenzioni ricorda il mondo intero. Prega anzitutto il sacerdote per la Chiesa, per il Papa, per gli ordini sacri, per i catecumeni, per l'unità dei cristiani, per gli ebrei, prega per i non cristiani e per tutti coloro che anche non credono in Dio, poi per i governanti e per le persone che sono tribolate e sofferenze. Quindi è la seconda parte che si conclude. Adesso giunge, ecco, sacerdote con alcuni ministri, va in fondo alla nostra chiesa dove è preparato il crocifisso velato e lo prende, fa la navata centrale della nostra chiesa con tre stazioni. Nella prima stazione, ecco, il canto è il medesimo, ecco il legno della croce, venite, adoriamo. E si scoprono le braccia di Gesù, poi il secondo si scopre la parte inferiore, poi davanti all'altare, che è sempre vuoto, viene, diciamo,
scoperto tutto il corpo del Signore Gesù sulla croce. E qui, ecco, il sacerdote, in questo caso io faccio l'omelia, ecco, oppure un commento meglio per adorare la croce. In quanto a causa di questa pandemia io farò le tre genuflessioni e bacerò a nome di tutta la comunità i piedi del Signore Gesù. E poi a questo punto farò la preghiera alla croce. Viene poi consegnata la croce a un ministrante che la terrà alta per tutto il tempo della funzione ed è la parte ultima adesso. Si va all'altare della reposizione, si prendono le ostie consacrate il giovedì santo, intanto i ministranti preparano l'altare, cioè mettono sull'altare la tovaglia, due candelieri, poi il sacerdote viene con una certa solennità a portare la pisside con le ostie consacrate, quindi la presenza reale di Cristo Gesù, il Padre nostro, poi la distribuzione dell'Eucarestia. E terminata la distribuzione dell'Eucarestia ai fedeli, ecco, la pisside con le ostie consacrate viene portata giù nella nostra cripta sotto appunto la chiesa e nell'oratorio. E poi l'assemblea si disperde. Nel pomeriggio però, alle tre, nella nostra comunità viene fatta la Via Crucis per i ragazzi. Anzi, una Via Crucis, le cui stazioni sono lette dai nostri ragazzi per far comprendere che il mistero del nostro riscatto sta in un atto grande di amore del Signore Gesù che noi troviamo nella passione che Egli accetta per nostro amore. Quindi il Venerdì Santo è una giornata dove non si celebra l'Eucarestia, ma si prega con la liturgia della Chiesa, cioè l'ufficio delle letture, si vive la devozione della Via Crucis, proprio perché anche i ragazzi hanno diritto di avere il loro spazio nella spiritualità cristiana e quindi l'obiettivo, ecco, e poi tutta la comunità la sera alle ore 19 si ritrova per vivere, ecco, quello che è il momento, diciamo, della liturgia della passione del Signore, in passione Domini. Ecco, è un giorno dove c'è il digiuno, è un giorno dove se si mangia qualcosa, il digiuno cattolico è un pranzo completo, cioè un pasto completo meglio, può essere fatto un po' il mezzogiorno, un po' alla sera, ecco, e quello che si mangia ovviamente deve essere dimagro, è il giorno del grande digiuno. Bene sarebbe appunto che proviamo anche a digiunare dalle cose fatue, quindi lasciamo perdere quello che c'è attorno a noi, anche magari interessante, ma facciamo digiuno sulle cose materiali e puntiamo tutto, ecco, su riflettere, pregare e visita in chiesa, all'altare della reposizione, per prepararsi poi alla grande liturgia della passione del Signore. Ecco, questo è appunto il Venerdì Santo, che secondo me è il cuore, ecco, del periodo della Quaresima e anche della passione, prima appunto di aprire poi la dimensione luminosa dell'annuncio pasquale, che sarà appunto la veglia pasquale.